belle però, originali. Buongiorno, oggi è domenica e vi portiamo ai mercatini dell'usato di San Miguel. È la prima volta anche per noi che andiamo a questi mercatini. Ci hanno detto che si trova abbastanza di tutto, vediamo cosa riusciamo a trovare. Arrivati! Ci troviamo esattamente nel sud dell'isola. Questo mercatino tipico è noto anche come il rastro della Shafiras e si svolge solamente le domeniche ed è sempre affollato di gente. Ora qui entriamo dentro, ne vedrete delle belle. La vecchia cazzo Olivetti. Nuova, moderna. Oh, che bello questo. Calcetto. Ah, c'è anche cosa per mettere la bottiglia. Un euro? Tambolina. Primer. Guarda per te. I rollerblade. Non li usavi te? No, io usavo gli altri. E cosa sono sti qua? Ah, che belle ciabatte. Belle però. Qua ce n'è una, l'altra la devo cercare. Bisogno di cambiare la ruota. quella di scorta. Sono tipo souvenir. Sì. Guarda, gente. Che bello il disco. Sì. Il video coge il fondo della fondazione. È proibito? Sì. Temo che pagare. No. Mana. Guarda, carino. Belle. Usavi quei pattini lì? Qua abbiamo il bar improvvisato, però ci sta. Non poteva mancare anche il bar, no? Caccia. Come? Di vinili. Ecco il tapirulan per mio padre. Ma anche di quelli elettrici quello. Quello devi correre. Devi pedalare. Questa roba buona, c'è l'etichetta. Firme qui, eh. Guarda, Versace, sì. Da noi. Sì, è vero, bello questo. C'è di tutto di più, eh.
Ah, che bello zaino. Biglie. A un euro. Le biglie. Guarda qua che roba. Mamma mia. Cioè è immenso, eh? Sono una, due, tre, quattro, saranno 6-7 file di bancarelle. Anche dei bei libri magari si possono trovare. C'è di tutto e di più, dalle bambole alle scarpe, ai vestiti, alle gomme, ai lavandini. Questa è l'ultima fila, è finito qua. Come ti è sembrato? Ah, diciamo che questo giro si trova sicuramente di tutto. Diciamo che se tu ti serve qualcosa e magari non sai dove cercarlo, qua lo trovi sicuramente. Devi avere voglia di cercare, però trovi anche qualcosa di qualità, si esce fuori. Però c'è anche tanta spazzatura, c'è da dire, secondo me. Devi saper cercare e devi venire già con un'idea di un oggetto che ti serve. Sicuramente risparmi, lo trovi veramente a poco. Noi personalmente non abbiamo comprato nulla perché comunque non ci serviva niente. Però diciamo che se uno non ha tante esigenze, non si aspetta chissà che cosa e si accontenta di oggetti anche di seconda o terza mano, quarta, quinta mano anche, e non ha tutta questa disponibilità perché comunque si trova veramente a prezzi bassissimi, noi abbiamo chiesto ma veramente pochi euro, riesce a trovare sicuramente qualcosa. Noi siamo stati mezz'oretta circa, però dai, qualcosa c'è, diciamo. Dai. Sicuramente è un posto che infatti non è turistico per niente. Anche noi che comunque viviamo qua da un anno, ci è stato detto da un nostro conoscente, ma non lo conoscevamo affatto. E è presente uno qua al sud, ci hanno detto, e uno al nord a Santa Cruz, sempre come appunto mercatino delle pulci, mercatino dell'usato. Bene, direi che il nostro giro l'abbiamo fatto, anche se non abbiamo acquistato nulla perché non ci serviva nulla. Comunque possiamo concludere il video qui, direi. Spero vi sia piaciuto il video, grazie per essere arrivati fino qui. Vi invito a mettere un mi piace se vi è di vostro gradimento e vi invito anche a condividerlo, a farlo girare, a spingere su questo canale. Io vi ringrazio tanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!